come vedete siamo qui riuniti quasi al completo, perché Paolo, in questo momento siamo fuori dal teatro, visto che il teatro è chiuso. Essere invece nelle scuole a fare delle lezioni di spettacolo, spettacoli, blitz, insomma, e via dicendo. E quindi abbiamo pensato anche noi di dare un contributo, diciamo, agli studenti e agli insegnanti che in questo momento si stanno reinventando un po' la loro funzione. Abbiamo immaginato di fare un breve blitz, brevissimo, su una disciplina e un programma didattico. Pensavamo di fare un piccolo... una pillolina di lezione di storia. Premessa. Questa cosa l'abbiamo decisa ieri, quindi non siamo proprio preparatissimi. Chiediamo scusa. Quindi Paolo, vi presenta un po' questi rapporti complessi tra cristianesimo e impero romano. Beh, il rapporto è... Sì, il cameraman ci può seguire nel frattempo. Dunque, siamo attorno al... Siamo intorno al 303 dopo Cristo, c'è un editto importantissimo. Benedetto Costantino. Poi cosa succede? Non lo sai. C'è Costantino a un certo punto. C'è Costantino. Secondo me ci stiamo inserendo in una cosa in cui è pericolosissima. Aspetta, vedo arrivare. Non ci credo. Ma io Buongiorno. Che bello vedere. Volevamo fare un frammentino di una lezione di storia. Non ci siamo proprio preparati bene. I punti fondamentali sono che innanzitutto non leghiamo Nerone alle persecuzioni di Diocleziano. È quello che stavate dicendo prima. Quello fu un episodio. Roma bruciò e Nerone scelse i cristiani come capro espiatorio per questo avvenimento, che ha tutta una sua storia, ma la lasciamo da parte. Il cristianesimo poi in realtà si diffonde molto nelle città. Arrivati al 303, Diocleziano inizia inizia una serie di riforme che hanno l'obiettivo di rafforzare l'impero. L'impero stava vivendo un momento di grande crisi di vario genere, e tra le tante misure adottate da Diocleziano per rafforzare l'impero ci fu anche l'editto emanato contro i cristiani. La sua idea era che religioni non ufficiali potessero indebolire l'impero, potessero danneggiarlo. Pertanto nel 303 emanò un editto che prevedeva che furono bruciati i libri sacri, i cristiani furono perseguitati, e anche a Bologna accadde qualcosa di, molto importante. Se non sbaglio li conoscete, sono due molto famosi. Vitale Agricola. Grande, grazie, saluto tutti a casa, ragazzi, dopo questo io vado. Hanno avuto morti appunto per il cristianesimo, hanno avuto un effetto che Diocleziano mai si sarebbe immaginato, cioè hanno rafforzato e continuato, hanno contribuito alla diffusione del cristianesimo. Furono molti infatti i cristiani che, proprio seguendo il loro esempio, decisero ancora di più di adottare o di seguire questa religione, e che questa religione fosse ormai insomma radicata lo si capisce perché dopo soli 10 anni, come nel 303, dopo 10 anni, 313, io sono quello delle date, ragazzi, matematica, sempre Costantino e Licinio capirono che combattere il cristianesimo per l'impero non sarebbe stata una mossa utile, e quindi emanarono il cosiddetto editto di tolleranza, che rendeva il cristianesimo religione lecita, cioè una religione che si poteva praticare accanto ad altri culti. Costantino, ma era figlio di Costanzo, non c'entra niente? È un po' complesso. Nel 180
380 e quindi chiudiamo, eravate arrivati al 380? Però no, l'avevamo pensato. L'avevamo toccato, ci stavamo preparando lì. Con l'editto di Tessalonica il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero romano. Comunque l'importante è ricordare che si va da Diocleziano a Teodosio. Quella è bellissima e che anche in questi momenti diciamo un pochino seri, duri, che ci stanno mettendo alla prova tutti, ne siamo tutti consapevoli, al di là del sorriso, noi proviamo, stiamo provando a immaginare dei modi per camminare insieme anche con le scuole, grazie, con la prof e altri prof che già hanno aderito a questa piccola iniziativa.